una storia che è la storia di questo Vincenzo di Bucchianico, ardito della Prima Guerra Mondiale, che si ritrova a Fiume perché vuole vivere un'esperienza forte dovuta alla vittoria mutilata e al fatto che tantissimi ragazzi di 16, 17, 18, 19 anni non si ritrovavano più nei panni civili e volevano appunto per l'epoca avere una vita spericolata, potremmo dire noi oggi, no? Vivere un'esperienza forte. Lo spettacolo racconta di questa esperienza fiumana di Vincenzo di Bucchianico assieme a tutti i suoi arditi e quindi si propone un punto di vista particolare, che è il punto di vista del soldataccio di inizi Novecento, i famosi ragazzi del 99 che si ritrovano con D'Annunzio in questa esperienza incredibile. Perché incredibile? Perché a differenza del luogo comune, Fiume fu una esperienza totalizzante e non etichettabile politicamente, perché fu fatta da D'Annunzio, appunto, che era un artista, un poeta, e poi da socialisti, sindacalisti rivoluzionari, anarchici, futuristi, nazionalisti, insomma un po' tutti contribuirono alla messa in piedi di questa utopia. Si formò una vera e propria controsocietà e proviamo a mettere l'accento proprio su questi aspetti, cioè sull'aspetto della controsocietà e della sperimentazione che ci fu in quell'anno e mezzo a Fiume, e a far vedere come l'esperienza fiumana è un'esperienza che precede il 68, ma che ha un po' tutte le caratteristiche di una rivoluzione sociale e culturale.